Ci troviamo adesso a Cuccaro Vetere, un piccolo paesino del Cilento, dove finalmente siamo riusciti a vedere una compostiera che funziona, le famose compostiere di comunità, quelle per le quali avete visto la mappa, ben 198 a seguito di un mio emendamento approvate. Bene, di queste 198 compostiere ne funzionano, ahimè, soltanto 8. In questo paese non solo questa compostiera funziona, ma sono stati i primi ad utilizzare il compostaggio di comunità e ad abbattere in maniera netta la tassa sui rifiuti e la spesa a carico dei comuni. Già nel 2011, ma poi ce lo racconterà il sindaco, loro sono stati i rompighiaccio di questo sistema e funziona e ha funzionato anche molto bene. È indispensabile che tutti i comuni campani, quelli che hanno chiesto la compostiera, imparino da questo piccolo comune come si può gestire l'umido e fare quella buona terra profumata che serve per i nostri territori. L'importanza per un territorio come il nostro della compostiera di comunità: i cittadini vengono direttamente alla macchina, è installata al centro del paese, impatto ambientale zero. E questo ci ha consentito, una volta passati al compostaggio domestico e al compostaggio di comunità, di abbattere notevolmente i costi sia per i cittadini, in quanto abbiamo praticamente smesso di trasferire in giro per la provincia di Salerno il nostro organico, e poi questo ci ha permesso chiaramente di calmierare le tariffe, di non aumentare le tariffe ormai da anni che riusciamo a tenere basse le tariffe sui rifiuti, e questo chiaramente ha significato anche risparmio per il comune. Ma la cosa importante è l'approccio al rifiuto, che è diverso: non più rifiuto da smaltire, ma sostanza organica da riciclare.